Voilà ragazzi, ciao a tutti da Nick raga, bentornati su Estate Agent Simulator. Come sempre raga, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione ci potete trovare un link che vi permette di comprare tanti giochi scontati. In descrizione trovate anche i miei canali social e poi se non siete già iscritti al mio canale YouTube, ovviamente io vi invito ad iscrivervi e vi invito anche ad abilitare le notifiche tramite la campanellina. Allora ragazzi, dunque, è uscito un aggiornamento per questo gioco. È uscito un aggiornamento che ha praticamente introdotto un po' di cose nuove. Principalmente, a quanto ne so, è stata aggiunta una zona nuova. È stata aggiunta una nuova zona a questo gioco e addirittura è stato aggiunto un hotel che è possibile comprare, sistemare e poi mettere le camere in affitto, insomma, no? Quindi vediamo un po' tra un attimo, di andare a vedere dove sta questo quartiere nuovo, dove sta questo hotel e quanto costa, ovviamente. Intanto riscuoto gli affitti. Qua questi sono arretrati, non possono pagare con la banca, che devo venire a prendere i soldi uno a uno. Avanti Renato, sganci i picciolo, va. E paga subito Renato, va, bravo Renato. Allora, mi sono fatto un $30,000 intanto. Evitiamo di incidentarci con la polizia. Allora, vediamo un po' quindi dove hanno aggiunto questa zona nuova. Non ne ho la più pallida idea, proviamo a dare un'occhiata qua. Proviamo a dare un'occhiata da queste parti. Qua c'è il casino, c'è sempre stato. Motel, ma questo veramente il motel c'era anche prima. Il motel ci stava pure prima. Proviamo ad andare per di qua, perché non ci sono mai andato. Non lo so se ci... non so dove si va. Vabbè, lì effettivamente c'è qualcosa, raga. Andiamo a dare un'occhiata. Che cosa c'è da queste parti? Non ci sono mai stato. Ok, diciamo proprio che, ecco, area bordo. Ah, ok, ci stanno lavorando qui proprio. Qui non c'è un bel niente per noi. Diciamo che ancora è molto spoglio il gioco, eh. Molto spoglio, tantissimo. Diciamo che questa è tutta una zona dove magari in futuro ci metteranno molto altro. Anzi, c'è tanto di quello spazio che ci possono mettere tanto altro. Ecco, forse abbiamo trovato la zona nuova, forse. E mi sa che per forza è questa. Ma è bella lontana, eh. È una zona lontanissima da casa. Comunque sì, questa è la zona nuova, non c'è dubbio. Qui ci sono difatti le altre case. Addirittura... una ottantina di case, 70, una settantina di case, 80 sicuro, occhi chiusi. Ma comunque è una zona dannatamente lontana dall'altra zona. Difatti io qua col cavolo che ci venga a comprare per ora, perché è troppo lontana. Per poi ogni volta per venire a pigliare, ogni volta per prendere gli affitti ti devi fare tutta questa strada. Ma chi, ma quando mai? Per ora io qui proprio non ci compro niente. Pensa tu che ci perdi 10 minuti solo per pigliare gli affitti. Lì c'è una casa proprio che sta messa malissimo. C'è il tetto che è inguardabile. Ok, comunque questa deve essere... questa per forza di cose è la zona nuova. Andiamo a vedere cos'altro c'è in giro, raga. Dov'è l'hotel? Qui c'è un lago. Ah, la cosa più brutta al momento del gioco è che è veramente spoglio. A parte gli alberi, è una roba... pare di giocare a un gioco per cellulare. Pare un gioco di vent'anni fa, di come spoglio. Ma qui dove cavolo siamo? Vabbè, siamo tornati praticamente. Ok, si gira. Non c'è neanche il traffico da quelle parti, oltretutto. Allora, quindi la zona nuova l'abbiamo vista.
Rimane da capire dove sta questo hotel, o forse proprio è quel motel che si può comprare, perché il motel l'avevo già visto prima. Forse è quello che si può comprare. Può essere che... forse il motel si può comprare. Ora ci diamo un'occhiata, perché io proprio un motel non l'ho visto. Eh sì che è lui, è certo che è lui. L'ultima volta che siamo venuti qui l'edificio ci stava, mo invece è una specie di parcheggio. E allora è questo, raga, perché l'ultima volta il motel, se ricordate, c'era il motel l'ultima volta. L'ultima volta qui l'edificio mi pare che c'era, mo non c'è più. E beh, non si apre. Beh, ci sarà un modo per comprare questo posto, no? E come si compra? Boh. E che ne so. Ah, qua. 100.000. Ah, beh, si può fare. Non è caro. 100.000 ce li ho tranquillamente. Certo, poi è da sistemare. Che facciamo? Andiamo un attimo a dormire? Eh sì, poi lavoriamo con calma il giorno dopo, dai. Oh, devo fare carburante, l'ho quasi finito. Fai, fai. Ok. Allora, che stavo a dire? Andiamo a dormire. Oh, finalmente hanno tolto il Natale qua. Finalmente hanno tolto la roba natalizia, che ormai il Natale è passato. Come sta il mio cane? A posto, Doggy, il cibo ce l'hai. Buono. Tesoro, andiamo a fare quelle cose sconce. Com'è andata la giornata? È stata fantastica. Mi hai pensato tutto il giorno, davvero? Ho qualcosa in mente, sai? Che cosa? Quella cosa? Ho piani romantici. Non posso, ho mal di testa. E che cacchio? Ma come c'è mal di testa? Andiamo, dai. Mal di testa va al computer, va bene. Niente, stasera non dà niente. Stasera niente da fare. Si va a letto dritti. Avanti, ore 9 del mattino, oh, e lei è sempre là. Ore 9 del mattino, ho un motel da acquistare. Asta aperta, asta la vista. Sì, ma io c'ho un motel da comprare, porca zozza. E oggi ho una giornata molto impegnativa, però la relazione con mia moglie è migliorata. Forse perché mi sono fatto quella chiacchierata. Oh, qui c'è qualcosa che devo mettere in affitto, aspetta un attimo. Allora, questo mi pare vetro. Vedi. Questa mi sa che è plastica. Arrivo, signora, un attimino che qua. Gli sporcaccioni imbriacò. Bella, signor. Allora, signor, Margherita, che posso fare per te? Vuoi la stanza? Non ci sono problemi. È così economico, dammi le chiavi. Ho pensato per un attimo, l'ho messa a 0 euro. Ok, ha detto che è economico, ho pensato, caspita, gliel'ho regalata. Ciao Gaia, bellissima anche te. Hai raccolto i soldi, grazie mille Gaia. Grazie Gaia. Allora, meglio di niente, c'è Gaia che mi dà una mano. Allora, ho rimesso in affitto una stanza. Ho rimesso in affitto una casa. Due affitti riscossi. Andiamo. È meglio che facciamo sta cosa, raga, perché il motel sarà vuoto, lo devo riempire, quindi... mi sa che compro tutto, che me frega, c'ho i soldi, io sono ricco sfondato. Qual è il tasto che non mi ricordo più? Offrire. Ok, o compro io, ci penso io. Allora, quanto devo spendere per sicurnuto?
Basta, basta. Va bene. No, non lo prendo, caspita, troppo caro, 4.000. Che cacchio c'è lì dentro? Oh, ma siete pezzo di cessi, ah, non mi fate comprare niente oggi. 500, guarda. Ah, oh, vabbè. 8,60, tanto questi sono stronzi. E c'è una volta che riesco a pigliare qualcosa economico io. Oh, ma siete pezzi di me, vi spacco, vi taglio le gomme, vi taglio alla macchina. Vi taglio le gomme della macchina, eh. Il prossimo gli taglio le gomme. A te le taglio le gomme, signori. Oh, ma fate comprare qualcosa. Oh, ma si impazzisce su pure tu, ah. Oh, ma che cazzo. Oh, e basta. Ma fate comprare qualcosa pure a me. Oh, ma certo che questa è bella, ah. Ma non è bella questa? Ma sono diventati più stronzi, sono diventati ricchi sto paese. Non ti fanno comprare niente. Ma boh. Però non deve funzionare. Sinceramente, comunque, questo funzionamento è completamente sbagliato. Perché il giusto è, beh, cioè, così compri al chiuso. No? Cioè, è chiuso, non sai niente. Butti, cioè, boh. Potrebbe essere vuoto. A me piace invece quando bene o male aprono, ti fanno dare un'occhiata da fuori, ti fai più o meno un'idea se vale la pena. A me quello piace. A me piace quando più o meno ti fanno vedere un po' cosa c'è dentro, no? E, però forse è vero che ci sono due tipologie. Cioè io più che altro mi ricordo di aver visto in TV quelli che ti fanno vedere almeno da fuori cosa c'è dentro. Però forse è vero che c'è anche una serie TV che ti fa comprare a scatola chiusa. Però a me a scatola chiusa non è che fa impazzire tanto. Beh, vedi, qua ho trovato un po' di sedie, dai. È tutta roba buona per il nostro motel, ovviamente, raga. E beh, è normale, no? Tutta roba che ho preso per il motel. Beh, ma comunque è roba economica questa. Qui ho speso una barca di soldi. Cioè, non è che sta roba costa caro, eh. 4.000 dollari, ma forse ci ho perso, forse. Ma sempre meglio che vuoto, dai. Un frigorifero, per quanto vecchio, penso che vale qualcosa. Oh, cos'è? Un letto. Ma quanto varrà mai? No, ah, qui dentro cosa abbiamo, eh? Ma la pena la TV, c'è poca roba. Ah, insomma, convenienza scarsa qui. Vabbè, insomma, non è stata proprio una giornata molto fortunata. Ancora devo andare a riscuotere gli affitti, porca miseria. Ma ce li ho i punti abilità per assumere qualcun altro che mi dà una mano con gli affitti? Perché è assurdo. Ah, beh, dai. Mi sa che sposto la macchina perché mi tocca fare troppa strada, va. Anzi, sai che ti dico, io blocco la strada direttamente, ma che me ne frega a me. Bah, ci metto un attimo, dai. Almeno mi carico sta macchina abbastanza in fretta, no? Candelabro. Questo non vale un figo secco. A posto. Allora, devo andare a riscuotere gli affitti, porca miseria. 1, 2, 3, 4, 5. Dobbiamo andare a riscuoterli per forza, se no mi butto sti soldi e i soldi servono. Qui ci passiamo dopo. Oh, pezzi di sbirro! Stavamo a fare l'incidente! A proposito, i punti abilità? Aspetta che mi compro due donuts. Me li pappo, ce li avevo già. Sono sazio. Renato, sganci le picciole. Grazie. Scusate se parcheggio in mezzo alla strada, ma faccio come mi pare. Allora, zio, Matteo, vai, paga. Pega su. Allora, questa è quella che paga un po' meglio. Se non paga, la meno. Me ne frega niente. Vai, paga.
Bellissima. Oh, ma io dico, ma anche ditemi come si chiama sto paese, dove lo trovo. Ma io vengo a vivere qua, porca miseria. Cioè, non c'è il mare, ma vanno in giro tutte in costume. Beh, non è, anzi, a dire la verità, quello non è un costume da mare, quello è proprio intimo. Quella se ne va in giro in intimo, altro che costume. Anche quest'altra. Ma ci venga a vivere qua. Non mi dispiace. Allora vado a prendere gli ultimi due affitti. Oh, ciò. Sti cacchio di cosi. Mi dimentico che sti cosi piccolini fanno male. Bellissima, ma cos'è questa? È una casa d'appuntamenti? Ah, così come è vestita, porca miseria. Allora, e poi passo dall'amico mio, il tizio che ancora c'ha i cosi natalizi però un pochino, eh. Almeno non c'è più la musichetta, faceva venire mal di testa. Oh, andiamo a pigliare sto hotel, va. $270,000. 100.000 per il motel, beh, però che ci vuole? Anzi, ma non costa niente. Non costa niente sto motel, costa di più comprare le case che il motel. Signor motel, lei è mio. Che cacchio ho comprato? Ah, il cavolo, con 100.000 ho comprato solo il terreno. Vabbè, 20.000, ancora. No, vabbè. Sì, e quando è che vi sbrigate? Ah, fra 2 mesi. Sì, lavorate più veloci. Vabbè, ho capito che sto modello sarà pronto tra un paio di mesi. Quanto sarà? 10% al giorno? Forse 10 giorni di gioco? Beh, comunque è un investimento futuro in pratica, raga, perché quello è. E poi, vabbè, sono 20... Però vedi la cacata? Mi potevano far comprare anche le altre... A parte che Madonna si sente pure da lontano sto fracasso. Allora, dico... cioè, mi potevano far comprare anche le altre? Così, cioè, perché mo è... Se è 10 giorni per esempio a casetta, ci metto un anno a farmi il motel. Ci vuole un botto di tempo, eh. E qui, scusa, l'investimento da 120.000 vale a recuperare, ci vuole un botto di tempo. Sì, però si sente proprio fino a... Oh, cos'è sto computer? Oh, bello. Rapporto sul reddito, soldi guadagnati. Ah, mai motel. Sì, ma il tasto indietro non funziona. Ma come caspita è combinato qua? Qui non funziona niente. Ok. Dipendenti. Si occupa dei clienti. Pulizia, detto sicurezza. Pubblicità per il motel. Ma siamo chiusi. Camere. Non ci sono. Non si costruisce. Vabbè, insomma, stiamo costruendo le camere. Bello sto sfondo. Mi piace un botto. Vabbè, raga. Me ne vado da qua che mi stanno martellando i marroncini. Basta che mi sta venendo mal di testa sta qua. Ma io dico che poi anche questo è... Anche questa è un'altra cosa, appunto. Cioè, loro finiscono, io gli faccio fare la seconda camera, no? E la prima camera la metto in affitto. Io te voglio la gente che deve dormire e questi tu. Oh! Qua il motel si deve fare tutto in una volta, no? Che si fa un pezzo per volta. Non è che la gente deve sopportare sto fracasso. Vabbè, io me ne vado perché mi sta a venire l'emicrania. A sentire sto tu. Avanti, me la svigno. C'ho $150.000. E che miseria, già ha fatto notte. Il tempo che ho riscosso... Ma giusto il tempo che sono andato a riscuotere gli affitti e già ha fatto notte, oh. Che miseria. E stavo andando a vedere qualche casa. Oh, bella, dove vai, oh? Ah, la mia dipendente quella, Vedi che bellina. Allora, ci riprovo con la mogliettina. Ma io secondo me, raga, chiedere come sta già migliora il rapporto con lei.
La mia giornata è stata incasinata, è andata bene, la tua è stata molto bella, la tua? Ti ho pensato tutti i giorni, sono contenta, amore, vado a letto, puoi darmi i soldi o qualcosa. Ho qualcosa in mente, ci stai? Cosa hai in mente? Quello che avevo in mente ieri. Facciamo bambini. Non è presto. Ma questo per fare che? Quando vuoi fare? A 50 anni? Non ho capito io, vabbè, lasciamo perdere. Niente, è sempre presto. Sempre presto, o c'ha mal di testa o è presto. Non si sa quando è che sarà il momento giusto, non lo so. Non me lo fa chiedere quando è il momento giusto, non lo so. Ma a me non me lo dicesse quando è il momento giusto. Almeno, vabbè, comunque 2% sul rapporto. Anzi, mo gli chiedo come sta di mattina, Monì. Benvenuto, benvenuto. Sto bene, e tu? Come posso stare male quando sono con te? Mi fa piacere. Vado a lei, se va a letto va questo. Ma scusa, un momento, fammi capire. Non gli posso semplicemente dire ciao, buon proseguimento? Cioè, o vado a letto, o mi dai i soldi, o ho qualcosa in mente. Ho qualcosa in mente. È quello che penso. Che può essere mai quello? Facciamo una seratina? Non mi sento pronto. Va bene, ok. Va bene. Cioè, almeno, caspita. Io ci ho riprovato. Non ho niente, raga. E ci vuole un miracolo per farsela dare qua, eh. Allora, signor vetro, signora carta, signora lattina, se te fai pigliare. Bellissima Gaia, peccato che a te non te lo posso chiedere, se sai che ho qualcosa in mente, ma a te non te lo posso dire. Neanche alla mia, come caspita si chiama qua, commercialista, contabile. Allora, proseguiamo. Ah, andiamo a vedere il modello a che punto è. Magari l'hanno finito lì, ma ne dubito altamente. Vediamo a che punto sono col modello. Però devo pigliare anche gli affitti. Porca miseria, che rottura di balle. Tutti i giorni a pigliare gli affitti. Può essere carino all'inizio, ma poi è una rottura dei maroni. Dovevano mettere che questi pagavano col conto corrente, caspita. Ma uno può passare tutta la mattinata a girare gente? Se magari la giornata durava un bel po', ma dura poco. Tempo che pigli gli affitti, già ha fatto notte. E me la faccio la giornata per gli annaffitti io. Fammi vedere una cosa. Ce li ho i punti? No, perché voglio prendere questo. Aumenta la quota assistenti a 3. Ma non c'ho punti, mi mancano 100 punti. Oh, no, beh, dai, no, non ci vogliono 10 giorni, dai, no, no. No, no, anzi, penso che la camera sarà pronta entro più o meno oggi, dai, no. Allora, non ci vorrà molto, dai, 78%. Ma male che questi di notte lavorano pure. Vediamo. Mi posso vedere un po' da dentro? Ah, non ci posso entrare, no. Buongiorno, lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo. Mi raccomando. Lavoriamo, ah. A posto. Va bene. Allora io vado a riscuotere i soliti affitti. Anzi, fammo una cosa. Passiamo un attimo dai mobili. Passiamo da qua perché magari già che ci sto compro una casa. Che caspita devo fare? Ciao Camilla! Questa parla ancora in inglese. Allora, Camilla, la mia bella Camilla, io non mi ricordo cosa ho. Vabbè, la lavatrice non ce l'ho di sicuro. Questo non ce l'ho. Beh, potevano mettere un paio di cosette nuove. Un divano. La TV. No, ce l'abbiamo quella, una l'abbiamo sbloccata, ricevuta, comprata più che altro. Una sedia. Questo. Questo.
Così facciamo una sta. Ma forse qualcosa in più l'hanno aggiunta. Questo non me ne. Sta roba così bianca non me la ricordo proprio. Forse qualcosina è stata aggiunta. Sì, no, ci stanno frigoriferi nuovi, lampade nuove. A zero, veramente? Hanno fatto sto sbaglio, hanno messo le cose a zero. No, vabbè, dammi questo, eh. Hanno messo a zero. Proprio la roba la regalano. E io apri io, È a zero, no? Mi sto trollando. Vediamo. È a zero, veramente. È proprio a zero. Mamma mia, ma come. Io dico, boh. Dico, quando tu fai un aggiornamento, ma lo provi? Oddio. Ci manca il di sotto, ci manca. Vabbè. Ma non lo so, guarda, io non lo so proprio. Ma sta roba. Ma pare roba un po' incompleta. Ma come caspita è combinata sta roba? Allora. Ma c'ho le quattro frecce accese. Boh. Ho acceso le quattro frecce. Ah, con la Z. Credo, sì. Allora, andiamo a riscuotere gli affitti che poi mi apri in quel posto. Sì. Signora Gaia, i soldi, grazie. Qui c'è proprio. C'è proprio un terreno vuoto lì. Poi proviamo, eh. Prossima volta proviamo a vedere in quel terreno vuoto se non si può costruire una casa dal nulla, diciamo così. Allora, riscuotiamo gli affitti. Sì, che due palle però. Però sapete cosa? Forse sapete cosa conviene fare secondo me? Secondo me conviene prendere. Margherita, bellissima. Ah, tu sei la mia nuova inquilina, vero? Questa è quella che ha detto. È molto economico. Prima era ancora più economico. L'avevo messa a zero. Era ancora più economico prima. Ciao Carlo, ma tu sei nuovo? Non mi ricordo di te. Ok, Carlo. Sapete cosa conviene secondo me? Secondo me conviene comprare le case grosse, dove tu già prendi uno stipendio, cioè dove tu prendi un affitto grosso. Perché io che devo girare questi mini affitti è una rottura di balle. Qui conviene prendere proprio le case quelle che pagano meglio. Così è tipo. Questa però non è una. Questa non si può prendere. Cioè, prendiamo una casa bella, grossa, invece di star lì a perdere tempo con le mini casette. Questa non è proprio grossa, questa no, quella è grossa. Oh, veramente, raga, qui bisogna prendere case come si deve, se no qua ogni volta devo girare i mi mini affitti. È una rottura di scatole. A me serve fa soldi buoni. Però le case buone non sono in affitto. Cioè, c'è la 41 che è spettacolare, però. Non c'è nessuno che dice la puoi prendere. Questa è già mia, questa è già mia. Niente. Era bello se si poteva comprare il casinò. Così magari. Hanno finito! Oh, hanno finito! E allora sai che ti dico, sti mobili li metto qua, guarda. Ma non ho capito, mo. Ah, devo pigliare l'altro, ok. Ok, devo. Eh sì, cominciate a creare pure l'altro, vai. A voglia. Eh certo, raga, mica ci dobbiamo perdere tempo. Ah, ma già è arredata. Già è arredata. Ottimo. Quindi con 20.000 già è tutto a posto.
È già arredata. Buono, buono, buono. Quando me ne vado come viene mal di testa. Andiamo. Si sente pure qua, si sente. Allora, come si fa ad affittare le camere? Camera, camera 1. La camera è disponibile, però non so come funziona. La camera è disponibile. Dovrei assumere qualche dipendente. Addetto alla reception. Preso. Ha detto pulizia, ha detto sicurezza. Vabbè, pigliamo tutto, vai, non ci pensiamo più. Ok, aspetta che me levo. E abbiamo, signori, preso un motel. Abbiamo preso il motel. Questa è quella delle pulizie. E dove sta il tizio? Il buttafuori dov'è? Ho pagato pure un buttafuori. Eccolo qua il buttafuori. Security. Salve capo. Mi piace. Già mi piace. Nessun problema capo. Bello, mi piace. Così mi piace. Me ne vado che mi sta a venire l'emicrania. Ehi, un momento. Ma non avevo già 170.000? O no? Sicuri che... Ah, ho preso gli affitti, vero? No, stavo a dire, ma i 20.000 per la stanza? Vabbè, andiamo direttamente a casa, raga. Andiamo direttamente a casa! Andiamo a casa perché tanto sono le 9, alle 9 si va a letto. Quasi le 9. Mia mogliettina, già a letto? A doccia? A doccia? Vabbè, lasciamola fare la doccia, va. Andiamo a dormire. Sta a fare a doccia, tempo che esce. Ok, 12 ore dorme questo, dalle 9 fino alle 9. Ammazza. Oggi c'è la gara, no no, oggi niente gara. Questi affitti mi sono rotto le balle. Diciamo che gli affitti sono una gran rottura de balle. Difatti, come stavo a dirvi, raga, secondo me conviene che le case piccole appena si liberano è meglio. È meglio lasciarle stare. Le case piccole appena si liberano è meglio buttarle via. Meglio tenersi quelle grosse e pigliare affitti buoni che stare lì a perdere tempo con le mini casette. Neanche oggi questa casa non si può prendere, insomma. Voglio andare a vedere il motel, raga, se per caso... insomma, se c'è qualcuno adesso. Sto a finire il carburante, devo ricordarmelo. L'hanno quasi finita, più o meno. Aspetta, qui c'è qualcuno. È affittata, perché io non ci posso parlare con sto tizio. Perfetto, raga, 69%. Questa qua. E beh, d'altronde abbiamo il personale, quindi io non devo fare niente qua. Facciamo così, camera. Camera 1 occupata. Sì, ma lui quanto paga? Io quanto ci guadagno da tutto ciò? Perché no, questo non l'ho capito mica. Rapporto sul reddito. Ah, soldi guadagnati 1100 al giorno. Beh, 1100 al giorno va bene, io pago i dipendenti 400 al giorno, però appena avrò la seconda camera inizieremo tranquillamente a fare dei buoni soldi. Ma già con una camera si può mantenere il motel, già con una camera. Dobbiamo aspettare che la seconda camera diventa pronta, insomma. Bisognerà un po' aspettare, l'indomani la seconda camera sarà... affittabile, beh, tanto non devo fare niente io. Allora ragazzi, direi che vado a concludere il gameplay perché il tempo, sapete cosa, è volato via.
Raga, spero tanto che vi sia piaciuto questo gameplay. Mi raccomando, come sempre, commentate, scrivete, lasciate un bel pollice in su. Ci becchiamo, ragazzi. Ciao, alla prossima!